Lì eravamo a Pozzuoli. Poi, fotografo pure questo, è stato un musicista, un chitarrista, ora ti faccio vedere una foto, questo qua, che poi ti dico chi è, ti faccio vedere i CD che ha fatto, è stato un personaggio storico, un suonatore di strada di Roma che ha vissuto qua per tanti anni, Franco Fosca si chiama, c'è la pagina pure su Facebook sua. È stato un busker, uno di questi per strada, eh? Questo è, vabbè. E mia madre con B.B. King, Roberto Ciotti a Calcata, quelle sono tutte foto qui a Calcata. Fabrizio Emigli, un cantautore romano che fa CD serata a Roma. Vabbè, Stalin, ne sono fotografato. Ah, qua Roberto Ciotti, sempre io Roberto, quando ero più giovane, con Roberto Ciotti. Occhio, non ti preoccupare, tante figlie. Là ci sono tutti i vinili, occhio al bilanciere, qua ci sono tutti i vinili, comunque c'è la storia, tutti i miei concerti visti, Guccini a casa sua, Ginger Vega che suona qua a Calcata, poi questo di papà con dietro l'opera di papà. Roger Oxon dei Supertramp, Roberto Ciotti, Cristiano De André, Red Canzian dei Pooh. Sempre qua a Calcata. No, beh, l'ho conosciuto Ah. io, però no. Questo sì, questo è a Calcata, Fiorella Mannoia in piazza. Ecco, presentate un attimo. Il Tu come bennato. il nome, insomma, come. Vabbè, io sono Morgan, vivo qua da tanti anni, sono appassionato di musica e a Calcata di musica ce n'è passata tanta, insomma. È Aspetta, stiamo contro la luce, se ti vedo meglio di qua. bennato. E poi fotografa questa che ha fatto papà, poi ti dirà lui bene, insomma, Roberto e Giancarlo. Una delle rare foto di Roberto senza barba. Questa è quella che poi hai dato a Bennato. Sì, questa gliel'ho regalata a Bennato. L'hai portata proprio al L'ho concerto. portata lì, qua, e quando a Marino, un concerto a Marino, dove io mi sono fatto firmare tutti i vinili e in più gli ho regalato la foto firmata da papà che gliel'ha mandata. Quindi cioè, Edoardo Bennato frequentava qui a Calcata. Sì, è venuto perché è amico di Roberto Ciotti. Quindi per il blues. Poi il fatto che mia madre è stata per tanti anni con Roberto, è stata la compagna di Roberto Ciotti per tanti anni, io grazie a questa conoscenza ho conosciuto Edoardo bene, quindi a tutti i concerti andavo sempre a salutarlo e tutto. Quindi pure Jimi Hendrix invece No, no, Jimi c'era solo Hendrix il c'è stato un poster po' una sorta di dell'Egia. monumento dedicato a lui per tanti anni, sì. Ah, guarda qua, questa è un'altra testimonianza, attento a due sbatti perché c'è sta roba delicatissima. Ah, insomma, questo è il padre della rivoluzione. Ecco, questo, insomma. C'è un'altra testimonianza, attento al bilanciere Sì, che si fa male mo. perché pesa. Allora, Stefano Durazzo.
Qui a Calcata, a metà anni 80, fine anni 80, ha vissuto per diversi anni Franco Fosca, che è stato un grande musicista di strada e non solo, è stato anche un ricercatore musicale di canti partigiani, canti popolari, poi pubblicati anche in diversi CD da giornali importanti negli anni 90. E lui ha vissuto qui a Calcata tanti anni e poi purtroppo qualche anno fa è morto ed è stato ricordato da tutti i musicisti di strada di Roma e non solo, a Piazza Navona. Dove si possono trovare queste? Beh, sulla pagina Facebook Archivio Franco Fosca c'è tutto il materiale che lo riguarda. Quindi anche video per dire, Sì, sul web. lui ha suonato con De Gregori, è un appassionato di Bob Dylan, insomma Ah. è stato un grande, anche se poi nella sua scelta di vita era quella di suonare per strada fondamentalmente. Fantastico, quindi. Sono stati molto amici. Quindi anche diciamo il folk studio col De Grega. Sì, ha fatto, sì, assolutamente. Sull'archivio Franco Fosca, la pagina Facebook Archivio Franco Fosca c'è tutto. Pensa che lui è stato un po' un mio mentore quando io ero ragazzo, che andavamo a Via degli Ausoni a San Lorenzo a Socialismo Rivoluzionario, che era un'associazione politica del tempo, insomma. È stato il primo che mi ha fatto leggere Sartre. Insomma, per me è stato un grande riferimento culturale, sia musicale che di letture, quando ero ragazzo.